Ok, fondamentalmente nel libro racconto questa storia. La storia del fai da te, del do it yourself, e come si è sviluppato nel corso della seconda metà del Novecento prima e dove è arrivato adesso. Quindi una pratica che era legata prima al bricolage, ai vecchi garage, a quel sapere manuale che si trasmetteva da padre a figlio, e poi a un certo punto, alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, è iniziato a succedere qualcosa, è iniziato a diventare sempre di più una cosa legata alle sottoculture, alla comunicazione visiva e musicale dello stile. Quindi qualcosa che le sottoculture utilizzavano per assemblare prodotti materiali, quindi molto spesso vestiti, ma anche lambrette. Pensiamo agli hippie, ai mod con le loro lambrette, e pensiamo soprattutto ai punk con i loro vestiti autoprodotti, ma anche immateriale, perché comunque alcuni elementi musicali venivano presi, risuonati, iniziava a diventare tutto molto molto confuso da questo punto di vista. A un certo punto cosa succede? All'inizio degli anni 80, fine anni 70, inizio anni 80, esplode l'hip hop. L'hip hop è un genere musicale che si basa interamente sulla ricombinazione e il remix di elementi linguistici che vengono presi da altri dischi, da altre cose, e quindi questo passaggio ulteriore verso da un lato la fine dell'autorialità, perché il DJ sì è importante come figura, ma è soprattutto qualcuno che prende pezzettini di musica di altri e ci tira fuori qualcosa di completamente diverso. Prende gli Iron Maiden, li mette insieme a Kraftwerk e ci fa una musica che non assomiglia nell'una all'altra. Poi arriva la techno, la musica techno che si basa ancora di più su questa cosa, quindi gli elementi musicali vengono accorciati sempre di più e rimane solo il beat, la cassa in quattro quarti, boots, 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 eccetera. Questa cosa si sviluppa ancora di più fino a che a un certo punto, negli anni 90, le aziende si rendono conto che ormai i consumatori non vogliono produrre, cioè non vogliono soprattutto consumare tutti nello stesso modo, ma vogliono essere partecipi di questo processo di produzione, e quindi iniziano a mettere sempre di più a disposizione dei consumatori degli strumenti che gli permettono di riassemblare i prodotti e le merci. Quindi abbiamo chiaramente IKEA, che è l'esempio più noto, ma abbiamo anche una serie di fenomeni, e qui si va verso gli anni 2000, di quella che viene chiamata Open Innovation. Quindi ad esempio Lego, che non è più solo un'azienda che sviluppa al suo interno, il suo dipartimento di ricerca e sviluppo, i progetti da fare con i mattoncini, ma che va a chiedere direttamente ai propri consumatori, ai propri pubblici di riferimento: ok, mandateci voi i vostri progetti. Questa storia inizia ad andare avanti sempre di più e arriviamo ai giorni nostri, dove, diciamo, negli ultimi 5-10 anni, con l'esplosione a livello quasi di massa dei makers e del do-it-yourself, quello che viene chiamato 2.0, a un certo punto i consumatori non hanno più neanche bisogno necessariamente delle aziende e iniziano a autoprodursi completamente i propri beni di consumo. Chiaramente adesso siamo ancora in una fase iniziale, ma è chiarissimo che la tendenza è questa e che nei prossimi anni diventerà sempre più importante come si autoproducono le cose. La provocazione è questa: cosa volete fare voi di fronte a questo scenario nei prossimi anni?